stiamo girando. Da paura questa, bellissima, bellissima. Il nostro obiettivo era, con Oggi Gira Così, di realizzare un corto, per quanto è possibile farlo con un corto, nella maniera più industriale possibile, quindi c'è stata una divisione dei ruoli quasi stagna, direi. Proviamo a tirare, cazzo, siamo in blocchi! Però non lo devi toccare, fagli! Signore, sta bene? L'idea di Oggi Gira Così nasce da uno studio che stavo facendo sui personaggi balordi, su questi personaggi molto sopra le righe e sul loro confronto generazionale. Senti, poi te l'ho detto mille volte che non devi piombare in camera mia così. Vabbè, tu lo parli prima, è stato, guardami un po'. Ti rendi conto che fino a pochi istanti fa mi sono impiccato al lampadario? Gianni, hai fatto bene. Ma sono vivo per miracolo, il lampadario inspiegabilmente si è staccato dal soffitto, mi sono sfragnato a terra, guarda stiamo... Avete salpicato il passino, solo che ricordo che gli devo dire. Ora, io adesso, dammi 10 minuti, tipo dammi, se non la prendo la storia, io dammi 10 minuti e ti dimostro sì, luce, intanto che qui te ne sta mandando via. Però qua ti scatta la gelosia. Quando sarò morto, te ne accorgerai, sai, faccio, ora te lo dimostro, scendo giù io. Poi prendo quello che devo. Vai, dimostro. Ma sì, certo, luce, sì, adesso, per favore. Ti irrigidisci, tu ti blocchi. Hai fatto, è vero. Non gliela devi chiedere perché lei te l'ha detto mille volte, quindi tu dici, hai un altro, oh adesso è rotto il cazzo, adesso ti piacere, esci, fai che cazzo di pare, per uscire di cielo, cioè, sparami, piccami, basta che te ne esce, boom, e ti chiude. Hai un altro? No! Hai rotto il cazzo! No. Ora vai, ti ammazzi, ti suicidi, fa un po' quello che cazzo ti pare! Io sono quindi il professor Gianni. Gianni è un professore... follemente innamorato di questa ragazza, molto più giovane, 40 anni più giovane. Talmente innamorato che... Oh, che cazzo è? Ma miracolosamente si salva. Ma se chi guarda è il vero artista perché vive l'invenzione. Mi sono dovuto trasformare, oltre che in professore, anche in stuntman. Spiaccicato sulle macchine, impiccato, avvelenato. Non tanto percezione solo. Che dici? Se lo faccio qua con i cuori di là. Di tutto. Il corto è stato sicuramente il set più impegnativo cui mi sia mai confrontato, perché c'erano 4 giorni, avevamo 4 giorni di ripresa, perché di più non ce ne potevamo permettere, per girare 20 minuti. Con 3 grossi incidenti, tutto velocissimo, cioè un sacco di buona la prima, per cercare poi di portare a casa quello che è il corto, perché se saltava una scena noi non potevamo più spiegare quello che veniva dopo. Insomma, da dentro c'è il botto, fuori sembri Cleopatra. Per mettere sul cast non è stato facilissimo, perché avevamo 6 attori principali. I primi erano i 2 clown. Uno è che poi un po' il capo della banda, doveva essere più cattivo. Allora noi abbiamo scelto un trucco che virasse verso il corvo, arancia meccanica. Oh! Senti, guarda, scusa, veramente, il lavoro mio è brutto, mi rendo conto. Ho lasciato il portafoglio fuori in balcone, adesso lo prendo, esco e poi amici come prima, eh? Ho chiamato la polizia. Vabbè, allora amici come prima, cazzo, fammi sbrigare. E un altro più buono, che si arrabbia solo una volta e che ha un trucco un po' più, ancora più fatto in casa, meno cattivo, che ti viene ad abbracciarlo. No! Che è successo? Che Mirko è un ladruncolo... capitato male, perché si ritrova questo amico qui che è Danilo. Ho lasciato il portafoglio in balcone. No, porca puttana, tutta sta stronzata dei clown per farci riconoscere e tu gli lasci la carta d'identità. Sì, stai calma, è andata bene. Rovini la vita con tutta sta ansia. Tieni, aspettami in macchina, metto un secondo. Covid, cazzo, porca troia. Come potete vedere è già un truffaldino navigato. Ma lei lo sa che succhia scopa con uno dei 60 anni? Prego. Poi c'è Nadir che interpreta Lucia, che è questa adolescente stanca della vita, che sa benissimo il fatto suo. Vai Nadir.
Quella è la finestra del salotto, mia madre potrebbe sentire l'odore. Calla! Il portafoglio, sto fumando. E tu ti avvicini? No, 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 fammi fare un paio di più. Sì, però meno decisa. Sto però più lento, no? Oh, oh, è mica eroina. No, aspetta, fammi fare un paio di tiri prima. Pa! E mi beccate qua. E Sabrina Venezia interpreta la madre e Michelangelo che interpreta uno dei complici del professore. Ti te faccio promuove, tutte presenti con sta cagata. Non c'è che ci contavo io. Questa c'ho io, chi lo dico? Vabbè, dai. Forza, dammi sta roba. Prima facciamo meglio, stammi bene, Paolino. Per quanto riguarda la regia, volevamo fare una cosa più verso che virasse sulle commedie indipendenti americane. Quindi una sceneggiatura cinica, senza redenzione. C'era questo... questa strega, va bene? Ma cattiva proprio... Ma cattiva che puzzava proprio... Una stronza! La cosa che ci divertiva era quello di inserire in una commedia degli elementi da action movie. Quindi abbiamo inserito un investimento, addirittura fatto in piano sequenza per dare proprio realtà, e abbiamo inserito gli spari. E gli spari sono stati complicati perché non volevo gli spari, quelli scrausi, no? Quelli per fare una scorreggia. Ma che cazzo fai? Dai, non ci crede nessuno. Pure la mia è finta, qua. Fammi sbrigare. Invece no, doveva essere proprio uno sparo vero con il colpo in arrivo. E più lo sparo era vero, più lei che spara era matta. Ma che mi hai sparato? Oh, ma vaffanculo! Mi serviva una colonna sonora classica, analogica, in cui si sentisse proprio la chitarra e non orchestrale però. E quindi siamo andati su un gruppo di signori Gerri, che io sono molto fan, e mi hanno fatto un gran regalo, cioè, mi hanno scritto una canzone che si chiamava Come il corto. Loro vanno a fondo come solo una canzone può fare. Mi sono detto a letto che oggi va così, poi mi sono alzato e ho visto che eri ancora lì, nascosta tra le nuvole del quadro di Dalì. Il bello dei corti è che è tutto concentrato. C'è un film in tre giorni. Ragazzi, una fatica.